Ben ritrovati! In questa puntata vi riproponiamo un luogo che abbiamo già visto in passato. Avevamo realizzato questa puntata 2 anni fa. Eravamo nel primo mese di lockdown dovuto alla pandemia da Covid. Oggi, finalmente, vi riproponiamo questo luogo visitandolo in maniera approfondita. Ci troviamo a Vidor, un paese di poco più di 3.700 abitanti nella provincia di Treviso. Quello che visiteremo oggi è il Colle del Castello, una piccola località testimone della storia antica e che offre uno scenario suggestivo sulla pedemontana veneta. Salendo dalla piazzetta dell'ex municipio, sulla strada che dal famoso ponte porta alla frazione di Colbertaldo, si percorre una stradina ripida e asfaltata chiusa al traffico, una piccola via crucis in salita che conduce al monumento ossario ai caduti. Chiamato e conosciuto dai più anche semplicemente come il Castello di Vidor, questo luogo rievoca con il suo silenzio un passato antico. Le prime testimonianze su questo sito, infatti, risalgono al 1100, ma alcuni credono che la sua origine si debba collocare ancora più indietro. Una volta, in epoca medievale, c'era un castello qui dietro, le cui origini risalgono al XII secolo. Si pensa addirittura che una rocca esistesse anche prima, verso il 550 d.C., per difendersi dalle irruzioni barbariche di Alboino o più tardi nel Novecento per le irruzioni degli Ungari avvenute verso quell'anno che scorazzavano qua in zona. Ecco, questo castello inizialmente era abitato dai signori da Vidor, di cui un personaggio molto importante è stato Giovanni da Vidor. Ha avuto alterne vicende, ha cambiato varie volte proprietà, è stato assaltato e distrutto e ricostruito più volte e questo è successo nelle guerre tra i vari feudi, signori di feudi della zona. Nel 1234 è stato assaltato da Alberico ed Eselino da Romano, dopodiché Eselino da Romano è diventato proprietario nel 1246. Alla morte di Ezzelino nel 1276 il castello è passato di proprietà al comune di Treviso. Poi però fu perduto perché assaltato da Guecello da Camino e dal suo alleato scaligero Can Grande della Scala. Negli anni successivi è ritornato di proprietà il comune di Treviso, ma poi nel 1328 è stato perduto nuovamente perché assaltato ancora da Gerardaccio di Colalto e Rizzardo da Camino. Poi finalmente nel 1337 c'è stata un po' di pace e è stato stabilmente sotto il dominio della Repubblica Serenissima Veneta. Ma nel 1510 poi avvenne la sua ultima e definitiva demolizione e distruzione da parte delle truppe di Massimiliano I d'Austria con il generale Liechtenstein nella guerra tra la Lega di Cambrai e la Repubblica Veneta, che distrussero Feltre e altri castelli qui della zona. Dopo questa data il castello non venne più ricostruito e rimasero solo le mura, che rimasero visibili fino agli anni 40-50 del secolo 1900. Poi, senza manutenzione, queste mura crollarono e decisero poi di spianarle, per cui attualmente non c'è un mattone che possa testimoniare la presenza antica di questo castello.
All'esterno del monumento, nel piazzale di Ghiaia, alcuni cartelli descrittivi e due cannoni da 75 mm ricordano i combattimenti avvenuti qui. Importante è stato infatti il ruolo di questo colle durante la Prima Guerra Mondiale. È proprio qui che, nel novembre del 1917, dopo la disfatta di Caporetto, si tenne una battaglia cruenta tra le truppe italiane e quelle tedesche. Una battaglia che, per la sua atrocità, è conosciuta come Battaglia di Vidor. Ciò che si presenta subito agli occhi di chi guarda è ciò che rimane dell'antico castello, poi divenuto un tempio monumento dedicato ai caduti. Un complesso che attualmente è formato da un piano seminterrato, in cui si trova un piccolo museo, e da un piano superiore, con un ampio terrazzo e una piccola chiesetta. In epoca medievale, questa costruzione era una piccola cappella attigua al castello, che poi è rimasta in piedi dopo la distruzione della fortezza nel 1510. Venne ampliata a 3 navate e funse da chiesa parrocchiale per gli abitanti di Vidor fino a fine Settecento, quando venne edificata l'attuale chiesa nella piazza principale del paese. Nella Grande Guerra questa zona è divenuta il nuovo fronte. L'intero paese fu dilaniato e questa chiesa venne distrutta. Dopo la fine della guerra è stato deciso di costruire al suo posto l'attuale monumento ossario ai caduti, su disegno di un architetto veneziano, Brenno del Giudice. Il monumento venne inaugurato ufficialmente l'11 ottobre del 1925. Al piano seminterrato, il piccolo museo consiste in una cripta ossario, al cui interno si trovano reperti bellici, nomi e fotografie di soldati caduti per la patria, secondo la dicitura ufficiale, durante le due guerre mondiali. Sotto la loggia a tre arcate fa impressione vedere la quantità di nomi di soldati incisi nelle pietre, e nel silenzio di questo luogo non si può fare a meno di farsi suggestionare. Tra le targhe a loro intitolate ne spicca una, quella dedicata al capitano Stefanino Curti, comandante della 221esima compagnia del battaglione alpino Val Varaita, medaglia d'oro al valor militare. A lui è dedicato anche un cippo che si trova sul vicino Col Marcon. Dalle ampie gradinate ai lati dell'ossario si accede alla parte superiore del castello, dove la struttura è formata da un ampio terrazzo e da un porticato, che fanno d'accesso alla chiesetta della Beata Vergine Addolorata. Sulla facciata del monumento, poi, nella torre più alta, si può ammirare la statua della Vittoria Alata, opera dello scultore veneziano Napoleone Martinuzzi. La chiesetta è inoltre dotata ai lati di due piccoli campanili, contenenti tre campane. Dietro a questo monumento si trova una piccola porzione di terra sopraelevata. Proprio qui si ergeva l'antico castello. Poco più in là, sul sentiero che scende dal colle, si trova un cippo commemorativo, nel punto esatto in cui morì il maggiore Ippolito Banfi, comandante del battaglione alpino Val Varaita, medaglia d'argento al valor militare. La località è ancora oggi denominata Castello
e ogni anno nella seconda domenica del mese di settembre ospita il Palio di Vidor. Una manifestazione conosciuta anche come Assalto al Castello, perché rievoca i numerosi assalti che subì la fortezza in epoca medievale. Per non dimenticare la storia e le tradizioni, durante questa festa i giovani rappresentanti dei vari borghi del paese sfilano in costumi medievali, partendo dalla vicina abbazia di Santa Bona e arrivando al castello. E si sfidano in una gara di velocità e di destrezza, portando un pesante palo di legno sulla salita ripida fino alla sommità della collina. In questa occasione, lungo il percorso, non mancano stand enogastronomici con prodotti tipici come vino, pane e soppressa. Qui termina la nostra breve visita al Castello di Vidor, uno dei monumenti più importanti insieme alla rinomata Abbazia di Santa Bona, ma soprattutto un luogo caro agli abitanti del paese. Un colle che offre la possibilità a chi lo visita di volgere lo sguardo sullo splendido scenario della pedemontana veneta. Noi vi ringraziamo per averci seguito e ci rivediamo alla prossima puntata. A presto!